Siamo qua con Piero Fassino del PD, ex sindaco di Torino. Siamo qua perché a breve ci sarà un dibattito al Palafiori di Sanremo per illustrare le ragioni del sì per il prossimo referendum che a breve si andrà a votare. Ecco, Fassino, quali sono le ragioni del sì e perché uno dovrebbe votare sì? Perché proponiamo con il referendum del 4 dicembre delle modifiche al funzionamento del Parlamento, dello Stato, delle regioni che vanno nella direzione di migliorare il funzionamento delle istituzioni. La trasformazione del Parlamento da un Parlamento che oggi ha Camera e Senato che fanno le stesse cose, hanno le stesse competenze, a un Parlamento con competenze differenziate, la Camera dei Deputati che è la sede della produzione delle leggi di interesse nazionale. E la istituzione di un Senato delle regioni con i rappresentanti di comuni e regioni che sia responsabile per tutto ciò che attiene al funzionamento dei poteri locali è un modo per accelerare la produzione delle leggi, perché non ci sarà più bisogno ogni volta di fare il passaggio da Camera a Senato a Camera come oggi avviene, e migliora il sistema della rappresentanza parlamentare perché associa la rappresentanza parlamentare i comuni e le regioni che hanno una funzione fondamentale nella vita dei cittadini. Ridefinire i rapporti tra Stato e Regioni significa mettere fine a una sovrapposizione di competenze che oggi spesso produce conflitti e paralisi nei rapporti tra Stato e Regioni. E si tratta di definire con maggiore chiarezza chi fa cosa e quindi definire con chiarezza quali sono le competenze delle Regioni, senza sovrapposizioni che le frenino, e al tempo stesso quali sono le competenze dello Stato senza che appunto vi sia conflitto con le regioni. Così come superare il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è necessario perché questo è un istituto che ormai non ha più funzioni nella vita del nostro apparato istituzionale, si completa la trasformazione delle province da organo statale a organo regionale, si introducono fattori importanti di partecipazione dei cittadini, accanto al referendum abrogativo, il referendum propositivo. L'obbligo per il Parlamento di esaminare le leggi che sono state presentate dai cittadini con la raccolta di firme. Si affida alla Corte Costituzionale il compito di esprimere un parere di legittimità su ogni proposta di riforma elettorale che d'ora in avanti verrà presentata al Parlamento. Sono tutte misure che vanno nella direzione di snellire il sistema istituzionale e renderlo più efficiente. Non cambiano i poteri del Presidente del Consiglio e del Governo, non cambiano i poteri del Presidente della Repubblica, non cambiano i poteri della magistratura, cioè gli organi che esprimono i tre poteri dello Stato, stanno, diciamo, continuano a funzionare come hanno funzionato fin qui. Non solo, ma tutta la prima parte della Costituzione, quella dove sono sanciti i principi costitutivi della Repubblica, i valori, i diritti dei cittadini, quella rimane del tutto inalterata. Quindi è una proposta di riforma che investe alcune parti della Costituzione con l'obiettivo di migliorarne il funzionamento e l'efficienza. Grazie Milan. Grazie. Molto bene.